Mister, è arrivato il momento per coronare un anno intero di sacrifici. Sì, sicuramente. Il destino vuole questo. Il destino voleva che tu la partita di sportore non la vincessi, nonostante le 16 occasioni da gol. Il destino vuole che vinciamo il campionato in casa, con una cornice di pubblico importante. Da quello che mi dicono ci avviciniamo 3-4 mila persone, quindi sono contentissimo per i ragazzi, sono contentissimo per noi dello staff, per la società, per i tifosi, per i giornalisti, per tutti, perché ci meritiamo questa benedetta promozione. Siamo primi dalla prima giornata, abbiamo dimostrato di essere i più forti in tutti i campi ed è normale che adesso domani non dobbiamo sbagliare, non dobbiamo sbagliare perché domani è una partita da non sbagliare, perché ci meritiamo di festeggiare la partita, la promozione in casa. E probabilmente, come dicevi tu domenica scorsa, il destino ha voluto che il Teramo dovesse festeggiare tra le mura amiche. Sì, perché domenica è stata la classica partita dove non riuscì a fare gol anche nonostante avessi creato tantissimo. Il destino voleva che il meteo questa settimana portava per domenica pioggia tutta la giornata, invece domani sicuramente sarà una bellissima giornata di sole. Il destino domani vuole che il Teramo vince questo benedetto campionato ed è giusto che il Teramo festeggi il buon orso con tutti i propri tifosi. Cosa ti preoccupa, diciamo, della settimana che hai affrontato di allenamenti? C'è qualche defezione in più, probabilmente Massarotti non ce la farà. Sì, mancherà Domenico, che ieri ha avuto un problema muscolare, è un problema da valutare, sicuramente domani non sarà della partita. Le scelte fatte più o meno? Le scelte sì, alla fine sono fatte, ho qualche dubbio, però i ragazzi sono nati bene. Questa è la prima settimana tipo dopo 2 mesi, non ci dimentichiamo che questa squadra per 2 mesi ha giocato sempre domenica, mercoledì, quindi ha avuto tutta la settimana per preparare al meglio la partita, sia a livello fisico che a livello mentale. I ragazzi sono carichi, ci tengono tantissimo, sono consapevoli che domani non possono sbagliare l'atteggiamento, sarebbe imperdonabile, quindi sono convinto dell'ottima prestazione che andremo a fare, sempre nel rispetto del capistrello, che affronteremo sicuramente una squadra che quest'anno ha messo in difficoltà squadre che sono giocate il campionato con noi fino alla fine, quindi una squadra che si deve salvare, ha bisogno di punti di salvezza, però il nostro obiettivo, come ho detto tutto il campionato, è troppo importante rispetto alle altre. Senti, ultima cosa, una curiosità: De Gidio in settimana immaginava il gol promozione, tu immagini già dopo il triplice fischio come reagirai? Non lo so, io sono talmente strano che come mi posso commuovere, come posso rimanere indifferente. Ho un carattere particolare, sicuramente sarò felicissimo. Se succederà quello che deve succedere, sarò felicissimo di festeggiarlo insieme ai compagni, insieme allo staff, insieme a voi, insieme alla mia famiglia, perché è la famiglia che ti sta sempre vicino nel bene e nel male, soprattutto nel male, quindi ci tengo a festeggiare domani questa promozione, perché credetemi, è stato un anno veramente particolare, un anno difficile, un anno pieno di sacrifici ed è giusto che lo festeggiamo al buon orso.